Amici, benvenuti sul canale. Continuiamo con la nostra puntata di The Kissing List. Come vi ho annunciato qualche giorno fa, stiamo arrivando quasi alla fine, sono gli ultimi capitoli. Mi sono troppo affezionata e non voglio che finisca. Siamo rimasti alla conquista del mio uomo dei sogni. Ragazzi, incominciamo subito e vediamo che cosa succederà. Due piccole paroline: se mi volete sostenere con questa rubrica, appunto, non dimenticatevi di lasciarmi un bel pollice in su, iscrivetevi se siete nuovi e condividete questo video su tutti i vostri social, e soprattutto non dimenticatevi di seguirmi sul mio profilo Instagram, mi trovate come Casey Balla, vi lascio il link qua sotto nell'info box. Wow, la vista è bellissima qua sopra. Beh, sono sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fino qua. Non pensavo che saresti stata il tipo. Oh, beh, ci sono un sacco di cose che non conosci di me. Sono sempre stata una fan della natura, ma non ho mai avuto la chance di esplorarla veramente al massimo. Beh, allora sei arrivato dal ragazzo giusto. Oh, mi faresti vedere le bellezze della natura? Certo, vorresti venire in campeggio con me questo Saturday? Succederà qualcosa di molto speciale che accade soltanto una volta all'anno e lo vorrei condividere con qualcuno che lo apprezzerebbe tanto quanto me. Beh, sembra una cosa meravigliosa. Abbiamo un appuntamento. Yes. Io amo la natura, non soltanto per la sua bellezza, ma anche per tutte le opportunità che ti dà e per tutte le nuove esperienze. Di che tipo di esperienza stiamo parlando? Oh, sono assolutamente d'accordo con te. Non sai mai che cosa ti potrebbe succedere. Dov'è? Nessuno ci potrebbe vedere. Oh mio Dio, ma questi doppi sensi? Eccoci qua, siamo tornati con Lewis. La kiss list sta richiedendo delle doti che nemmeno pensavo io avessi. Cioè, arrampicarsi su un albero. Cosa succederà dopo? Skydiving? Ok, non guardare alla tua destra. Beh, adesso devo guardare. Oh mio Dio, c'è Chris. È così perfetta. È su tutto un altro livello. Stacy, devi stare focused e preparata per il tuo appuntamento con Wes. Lo so, ma aspetta soltanto un secondo. Hey Stacy, stavo pensando a qualcosa. Ti piacciono ancora le farfalle? Oh certo, io amo le farfalle. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Stiamo parlando veramente di farfalle in questo momento? O di qualcos'altro? Scusami. Ma perché me lo hai chiesto? Perché stavo pensando che potremmo fare il nostro prossimo study session in un campo. Posto molto speciale. Hai fiducia in me? Oddio, non dirmi che è nello stesso posto in cui la vuole portare Wes. Adesso sono veramente preoccupata. Ma certo, andrò ovunque vorrei portarmi. Ma sarà aperto soltanto il Saturday? No, raga, cioè io ve l'ho detto che era allo stesso posto di Wes. No, cioè io vi dico che Wes io non lo perdo, Dio! Spero soltanto che tu non sia occupata già. E dove dovrei andare a fare campeggio con Wes? Allora, cosa faccio? Esco con Wes o vado in cerca delle farfalle con Chris? Cioè, ovvio che vado con Wes. Oh, peccato. Ho altri piani, purtroppo, Saturday. Oh, sì, un peccato. OMG. Spero soltanto che riuscirò ad avere un bacio alla fine di tutta questa strada schifosa. Hey Stacy, come va? Mi sto stancando, i miei piedi mi stanno uccidendo, sto amando tutta questa natura. Che dite? Sto amando tutta questa natura. Oh, sto amando la natura e non vedo l'ora di vedere che cosa succederà. Beh, ci siamo quasi, Stacy, e stai andando veramente bene, sweetie. Nessuno è mai stato capace di arrivare fino a qua con me. Beh, sono qua per vincere, Wes. Vincere cosa? Tu sapessi cosa? Tutti i benefici di respirare così tanto ossigeno. Così tanto ossigeno, no? Beh, questo è lo spirito. Chi? Riley, ragazzi, la ammazzo! Sicuramente sarà venuta tipo in macchina o qualcosa del genere. Hey guys! Ciao Riley.
Riley, cosa diavolo ci stai facendo qua? Dopo la tua piccola arrampicata ho chiesto a Wes se potevo unirmi a voi e lui ha detto la natura è per tutti. Wow, Riley, sei vestita così verde, adesso lo ammazzo, raga, cioè veramente sta complimentando Riley nell'appuntamento che ha insieme a me? Ah, come la natura. Perché ci avete messo così tanto, Stacy? Lo stavi facendo rallentare, vero? Scusami? Guarda, riesco a vedere il campeggio là sopra. Andiamo. Il lago è veramente meraviglioso. La natura è così gloriosa. Beh, non avevo idea che ti piacesse così tanto la natura, Riley. OMG, come puoi non essere affascinata da tanta bellezza? No, vabbè, non ci credo. Cosa facciamo? Facciamo fuori Riley o lasciamola girarci attorno? Io voglio che sia una sfida, raga, quindi lasciamo che ci giri attorno. Ok, amanti della natura, adesso inizierò a sistemare la tenda. Beh, mi sento così al sicuro tra le tue mani, Wes. Wes, posso fare qualcosa per aiutarti? A differenza di Riley che sta soltanto a girarti attorno. Assolutamente, il sole sta tramontando, quindi dobbiamo agire velocemente. Dovremmo subito accendere un fuoco. Sai come accendere un fuoco, giusto? Come faccio a sapere come si accende un cavolo di fuoco? Totalmente. Aspetta, lo so io! Oh, ottimo! Perché voi due ragazze non fate una gara a chi riesce ad accenderlo prima? Ma mi stai prendendo in giro? Ci scommetto che lei ha un accendino da qualche parte. Clicca lo schermo per far strusciare i rami fra di loro. Premi quante più volte in 10 secondi per accendere il fuoco. Iniziamo. Ah, raga, dai, accenditi, cavolo, accenditi, dai. Yes! Ci siamo riusciti. Oh mio Dio, è così caldo. Abbiamo vinto, raga, l'abbiamo acceso per prime. Come hai fatto? Oh, soltanto old fashioned nature girl skills. Giusto, Wes? Ottimo lavoro, Stacy. Sono molto impressionato. Questo fuoco sarà veramente perfetto per iniziare a cucinare un po' del pesce che abbiamo catturato. Pesce che abbiamo catturato? Oh mio Dio, pescare è così cool! Sono bravissima a farlo. Sì, bravissima come ad accendere il fuoco, immagino. Ok, diciamo non vedo l'ora di pescare. Oh, io faccio parte di una lunga eredità di fishermen, di pescatori. Ma lo vedrai molto presto. Lei fa parte di una lunga scia di pescatori, ma chi ci crede? Ok, è arrivato il momento di testare le vostre fishing skills. Oh, non vedo l'ora di mostrarteli. Dobbiamo catturare 3 pesci per averne almeno abbastanza a cena. Iniziamo il lavoro. Cattura 3 pesci facendo doppio clic su di loro. Dobbiamo essere veloci perché nuotano molto velocemente a volte e poi perdiamo. Ok. Ok, catturato uno. Oh cazzo, che ansia. Madonna, raga. Oh, ho catturato 3 pesci, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, raga. Mangeremo con tutti i miei pesci. Fortuna del principiante, ma non penso proprio. Adesso li cucinerò subito. Sono certa che saranno veramente fantastici, Wes. Oh, ti prego, sono così stanca delle tue s***e, Riley. Cosa hai detto, Stacy? Non ti ho sentito. Oh, stavo dicendo, non riesco ad aspettare che cucini quel delizioso pesce. Quale giornata perfetta di stare fuori.
Stacy, sono così impressionato dal tuo accendere il fuoco e dalle tue capacità di catturare i pesci. Ti piacerebbe di fare una camminata sulla natura con me? Oh, io voglio venire! Scusami, Riley, vorrei un po' di tempo da solo, con Stacy. Comunque mi sta sulle palle lo stesso perché ad un appuntamento insieme ha invitato un'altra tipa e non è una cosa normale. Ma cerca di tenere d'occhio il fuoco, ok? Così rimane acceso tutta la notte, grazie. Come l'ha congedata. Dove stiamo andando, Wes? È una piccola sorpresa che ho preparato per la migliore ragazza della natura. Oh, perfetto, io amo le sorprese. Ciao, Riley. Cos'è tutto questo? Oh! Raga, mi sento male. Raga, cioè, ha già preparato... Non ci credo, raga, non ci... Mi sento male. Sono arrivato qua ieri e ho sistemato la tenda. L'hai fatto? Oh mio Dio, ma una cosa così romantica. Beh, volevo fare qualcosa di speciale per condividere un momento del genere con una persona così speciale. Beh, sono contento che tu abbia scelto me. Oh, anch'io. Ricordi quell'evento celestiale di cui ti stavo parlando? Beh, la tenda ha il soffitto trasparente in cima, quindi potremo vederlo. Vieni dentro. Oddio, sì! Eccoci qua. In una situazione così romantica, oh mio Dio. È così bello condividere qualcosa con qualcuno che apprezza così tanto la natura. Beh, io la sento nello stesso modo. Lo sapevo che eri una speciale, Stacy. Guarda, sta iniziando. Oh mio Dio, esprimo un desiderio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Questa è stata la cosa più bella che io abbia mai visto in vita mia. Beh, la seconda cosa più bella che io abbia mai visto. Ah, ci siamo baciati! Ce l'abbiamo fatta, raga. Ve l'avevo detto che ce l'avremmo fatta. Ok, quindi dopo il campeggio con Wes siamo tornati subito a casa e stiamo studiando con Chris. Hai bisogno di una pausa? Certo, il mio cervello è completamente a pezzi a causa delle classificazioni animali. Oh, roba divertente, giusto? Sì, da morire. Beh, almeno otterrai un ottimo voto a lezione, giusto? Totalmente. E ti devo assolutamente ringraziare per questo. Beh, ho un sacco di cose di cui ringraziarti, Chris. Oh, è stato totalmente un mio piacere. Ma il bacio fra queste due non arriverà mai, fatemi capire. Cosa? Stiamo dormendo insieme? Cosa? È già mattina? Oh no, ma siamo... Cosa? Cioè, Chris pensava che avessimo fatto qualcosa. Cioè, scusami, se avessimo fatto qualcosa te lo saresti totalmente ricordata, giusto? Mica abbiamo bevuto, alla fine abbiamo soltanto studiato. So che studiare fa male al cervello, però non fino a questo punto, ecco. Oh, eravamo soltanto stanche dallo studio e ci siamo addormentate. Siamo colpevoli soltanto di coccole accidentali. Oddio, non posso rompere il mio giuramento, Stacy, lo sai? Lo so, non so quanto riesco ancora a sopportare. Dai, mettiamo la terza, chi se ne frega. Devo andare, oppure farò tardi a scuola. Ciao, Stacy. Perché Riley stava davanti a casa nostra a vedere i cavolacci nostri? Sembra che Chris abbia rotto il suo giuramento. Allora, in primis, fatti i cavoli tuoi. Secondo, ma che cosa te ne frega? E terzo, questa mo farà un casino. Stacy è arrivata veramente in basso. Ma in basso cosa? Ma che cosa vuol dire? Se due persone si amano, chi se ne frega se uno rompe il giuramento oppure no? Mi domando che cosa ne penseranno tutti a scuola. Oh, raga, cioè, non ci credo. Ragazzi, guardate chi è che sta facendo la camminata della vergogna fuori da casa di Stacy. Oh mio Dio. Ok, ragazzi, prima volta che finiamo l'episodio con la fine del capitolo, appunto. Abbiamo finito il capitolo 10
La prossima volta inizieremo il capitolo 11. Detto questo, raga, spero tanto che questa puntata vi sia piaciuta. Vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!